Buonasera a tutti dal palcoscenico di Radio Science. Sono Miro Cortini, ben trovati. Siamo all'ottava trasmissione di Che cosa stiamo parlando. Mi riaggancio alla precedente trasmissione dove avevo detto che avrei continuato l'argomento. Potete andarla a rivedere su YouTube o su Facebook attraverso Radio Science, appunto, col titolo di Che cosa stiamo parlando, e abbiamo accennato a un discorso su le droghe leggere, la cannabis. Abbiamo fatto una distinzione tra cannabis sativa e cannabis indica, e abbiamo raccontato un po' di cose attorno a questo tema. Il tema è molto ampio e molto delicato, assolutamente delicato. Se ne sta parlando molto sui media, sui giornali. C'è una proposta di legge che per ora è giacente alla Camera, però è stata messa in discussione ancora dall'anno scorso, e ha avuto anche molti firmatari, insomma, tra i parlamentari. E quindi parleremo di questo, parleremo della relazione che è stata richiesta dalla Direzione Nazionale Antimafia in collaborazione con la Direzione Nazionale Antidroga alla proposta di legge. È sorprendente quello che hanno scritto, che hanno giudicato, insomma, su questi temi. E poi in particolare parleremo della proposta di legge in alcuni punti fondamentali, senza andare nello specifico, anche perché appunto è una proposta di legge, quindi è passibile di tante modifiche o anche negazioni, insomma, e via discorrendo, nel senso che il dibattito è veramente molto aperto. Una cosa che, guardando un po' quindi nei media e su internet attorno a questo tema, ho scoperto che è stato fatto anche un convegno dall'Università di Economia di Trento a giugno di quest'anno, quindi molto recente, dove si faceva un'analisi tra i costi e i benefici del proibizionismo, della legalizzazione o liberalizzazione, perché appunto parliamo di due cose molto distinte. La legalizzazione è una cosa, la depenalizzazione, cioè, già, ecco, con questi termini qui si potrebbe parlare per ore. Quindi inevitabilmente un taglio bisogna darlo, e io cercherò di rimanere sulle cose più evidenti, perché appunto il dibattito poi è in corso. Come scelta, insomma, mia personale e delle emittenti della Docef, non cerchiamo di, appunto, di dare tutte le informazioni, perché uno si faccia un'idea e contribuisca, appunto, anche con un dibattito anche interno alla Radio Science rispetto a questo argomento, perché sicuramente la posizione potrebbe essere molto preoccupata di genitori che hanno ragazzini in casa. Come la liberalizzazione delle droghe leggere, ma poi cosa succede? Fanno male? Ecco, sul fanno male, non fanno male, su questo veramente c'è un universo di studi. È stato fatto l'anno scorso, è stato pubblicato un mega studio in America, fatto da medici, psicologi e neurologi della US National Academy of Science Engineering and Medicine, l'associazione accademica nazionale di scienze di medicina e ingegneristiche. Alla fine sono 400 pagine, io non, ovviamente non le ho affrontate, ma la sintesi di questo è ancora che la ricerca sta ancora andando avanti, e ancora non ci sono abbastanza
pur avendo fatto più di 10.000 studi, pensate, più di 10.000 studi sono stati fatti attorno a questo ambito delle droghe leggere, negli anni, parliamo da, però ancora non si è arrivati a una situazione di fatto decisiva, insomma. Cioè, sono cose molto ambivalenti ed è veramente molto, molto complesso. I discorsi da bar se ne possono fare tanti, però sulla scientificità di quello che ci sta sotto è veramente difficile da poter enunciare, quindi è complicato, assolutamente complicato. Come abbiamo detto, sappiamo, e già in Italia, insomma, l'utilizzo per scopi medici e terapeutici è già operativo, però c'è una differenziazione tra regioni, quindi anche la legge anche su questo dovrà poi appunto legiferare per perlomeno a livello nazionale avere un'uniformità di intenti, perché questo è importante, perché se viene approvata che per alcune patologie, e ricordiamo le patologie fondamentali sono cioè praticamente questa droga leggera, questa, la cannabis appunto, ha effetti di tipo analgesico fondamentalmente, e anche in alcuni disturbi dell'appetito, quindi per esempio i pazienti in chemioterapia che hanno rigetto, insomma, del cibo attraverso questi sciroppi in molti casi, perché poi ecco una cosa fondamentale che va evidenziata sui danni o appunto danni eventuali o meno di questa sostanza è che e anche gli scienziati fanno fatica, perché l'utilizzo normale di questa sostanza è associata al tabacco, cioè viene fumata attraverso sigarette o comunque questi spinelli cosiddetti, viene associata al tabacco, e quindi quanto fa male il tabacco e quanto su questo diventa difficile, perché i danni dal tabacco ormai li sappiamo tutti che sono veramente lungo nel tempo, sono veramente tanti e gravi, danni all'apparato cardiovascolare, rischi di infarto e quant'altro, purtroppo, e rischi di tumore e tutto quello che ci sta dietro. Il tabacco sicuramente fa molto male, poi fare il paragone fa più male, meno male del tabacco, vabbè, non lascia un po' il tempo che trova, anche perché un paragone, cioè, non ha neanche senso, cioè, io voglio sapere quanto fa male questa sostanza qui, questa cannabis, a una persona normale che non ne ha bisogno da un punto di vista terapeutico. Ecco, su questo appunto la scienza, ecco, rimane un po', cioè una delle cose che alcuni scienziati dicono, c'è bisogno di usare di più questa sostanza, cosiddetta erba, è uno dei nomi della marijuana maria, ganja, ecco, questo sono informazioni anche queste importanti da dare, perché magari non devono rimanere, cioè se questa legge andrà avanti, queste informazioni e questo percorso informativo sarà una delle cose più importanti da fare per i giovani e meno giovani, i genitori, perché bisogna che se ne sappia il più possibile di queste informazioni, appunto, per fare prevenzione, perché per un uso, se verrà fatto, il più responsabile possibile, cosa che si poteva fare anche per i pacchetti di sigarette, perché solo da poco sulle sigarette vengono messe queste immagini e informazioni, fumo uccide, purtroppo io sono un fumatore di sigarette, quindi lo so benissimo, però nonostante questo, ecco, forse quando io ho iniziato a fumare a 23 anni, purtroppo disgraziato quel giorno, magari sì, si sapeva, però poi l'evidenza, il bombardamento anche attraverso i media
sul fatto che comunque fa male, quindi bisogna cercare di evitare il più possibile, forse non sarei arrivato a diventare dipendente dalle sigarette, perché appunto ecco, il tabacco ecco, crea sicuramente dipendenza, sulla marijuana che crea dipendenza anche questo è un dibattito aperto, c'è qualcuno che dice che assolutamente no, in alcuni casi invece i consumatori abituali, giornalieri appunto, poi dopo è un discorso anche di gesti, di rituale che come con la sigaretta il rischio può esserci, insomma, ripeto, può, sottolineo può, perché non sono certo qualcuno che possa dire una parola fine a questa diatriba e a questo queste argomentazioni che vengono da più parti portate. Con questo adesso mi fermo un attimo, lascio la parola alla musica, lasciamo un po' evaporare questi discorsi delicati e anche difficili, e lascio la parola alla musica attraverso il nostro regista. Grazie Miro. Allora, mi piace evaporare questa cosa che hai detto. Appunto, ci parlava di fumare. E fumare, quindi evaporare. No, volevo ricordare ai nostri amici che chi volesse provare, testare il nostro Media Center che abbiamo istituito, abbiamo messo su un Media Center, su un server, lo può fare tranquillamente collegandosi con sayuzmedia.it. Quando chiederà all'utente password, basta mettere solamente ospite come utente e nessuna password. Si entra dentro e si naviga in questo Media Center che abbiamo ormai messo da un mesetto e che stiamo testando. Ricordatevi sayuzmedia.it, mettete come utente ospite, nessuna password e entrate dentro. Bene, allora Mirio, manderei subito il brano. Questa sera ho scoperto, giustamente, proprio oggi pomeriggio, ho scoperto giustamente il nuovo brano di Kelly Mays. Kelly Mays, che è una brava cantante, la mandiamo spesso sulla nostra radio, su Radio Saiuz e sulle radio del network. E ci ascoltiamo Crown, non so come si pronuncia, ma va bene lo stesso. Vado col brano. Crown. And I lost so many there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith, faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, the priestess of space. My empress, she rides with my queen of ways. A witch of wonders, the jinx of fame. My bitch will blunder with my whole of hate.
projects, let's be the revolt. If we can't do so in public, smash our screens in the Gulf. Come out from your dungeons, feel the sun on your face. You can't hide behind your comments, you must see this place. Let's not destroy it, don't quicken the pace. Slow down, I'm thinking, infect the race. All the hated fetters, don't leave a trace. Children will love if you give them the grace. The light can win, consume our face. Complacent our pleasure and we cannot be late. I hasten all your clever and your mood to replace. All emotions that are stagnant so we can all embrace. Princess of thoughts, the priestess of space. My empress, she rides with my queen of ways. A witch of wonders, the jinx of fate. Ritrovati, ben ritrovati dopo questa canzone bella che ci ha mandato l'amico Saius Rosario. E allora riprendiamo un po' il discorso e andiamo in diretta, proprio dando dei dati un po' precisi sulle dichiarazioni tratte dalla redazione della giurisprudenza penale del 18/7/2016. Su indicazione dei parlamentari che hanno fatto la proposta di legge, hanno chiesto all'antimafia che si esprimesse sulla loro proposta rispetto ai loro dati, e questo è un po' quello che loro hanno scritto. Quindi la relazione della Direzione Nazionale Antimafia alla proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis. Si esprime, poi dopo andiamo a vedere la proposta di legge, perché sennò così non... La proposta di legge è per una depenalizzazione e anche una forma di legalizzazione particolare, sull'esperienza poi di tanti altri paesi che l'hanno già fatto, in primis l'Uruguay, dove è proprio legalizzata da anni per combattere in quel paese fondamentalmente il narcotraffico del Paraguay, e pare che stia andando abbastanza bene, però questo è ancora da vedersi, tutto è da vedersi su queste argomentazioni, ancora tutto da centrare, diciamo. Ecco, allora si esprime un parere positivo da parte della Direzione Nazionale Antimafia. Se correttamente attuata, questa legge potrebbe portare a una rilevante liberazione di risorse umane e finanziarie nel settore della giustizia, dove sono decine di migliaia i procedimenti penali che richiedono l'impiego di magistrati legati alla droga leggera, quindi alla cannabis, l'impiego di magistrati, cancellieri e ufficiali giudiziari. Secondo punto, una perdita secca di imponenti risorse finanziarie per le mafie. Attualmente, secondo l'Istat, la cannabis è nel mercato, se vogliamo dirla così in maniera impropria, il 28% del mercato di tutte le droghe, quindi non è poi così marginale. Contestualmente l'acquisizione di risorse per lo Stato attraverso la riscossione di accise, perché se come è previsto un monopolio per la gestione di questa
della coltivazione e vendita di questa sostanza ci sarebbero delle accise e quindi anche da un punto di vista finanziario delle risorse, appunto. Un prosciugamento di risorse economiche e finanziarie per il terrorismo integralista che controlla la produzione afghana, per esempio, di cannabis, che è uno dei mercati più importanti, ma non solo, perché poi anche in Albania e attraverso le centrali della Camorra, dell'Andrangheta e della mafia veicolano poi, non solo in Italia, è uno dei mercati d'Italia, ma direi nel mondo, questi tipi di droghe. Tutti i tipi di droghe, ma in particolare se parliamo della cannabis. Un vero e proprio rilancio dell'azione strategica di contrasto che deve incidere sugli aspetti di aggressione e minaccia che il narcotraffico porta alla salute pubblica attraverso la diffusione di droghe pesanti e sintetiche e un contrasto alla libera concorrenza tramite appunto il riciclaggio, che non è, inquina poi il mercato dell'economia normale, legale. Appare sicuramente incondivisibile l'idea di inquadrare la cannabis fra i generi di monopoli di Stato, appunto per loro, seppure con caratteristiche proprie, l'assimilazione del regime giuridico della cannabis a quello dei tabacchi appare una soluzione concreta, fattibile e priva di rischi dal loro punto di vista. Non condivisibile l'idea di autorizzare la cosiddetta coltivazione in forma associata della cannabis, cioè per esempio in Spagna ci sono questi social club della cannabis dove possono coltivare con dei termini però in maniera associata, perché secondo loro potrebbe essere un ulteriore cavallo di Troia questo per far rientrare nell'affare la criminalità organizzata. Diverso il caso della cosiddetta coltivazione domestica di un quantitativo ridotto di cannabis per uso personale o per uso terapeutico, appunto, ritorniamo, a cui l'illiceità sarebbe subordinata a una precisa comunicazione ai monopoli, appunto. Scusate che ho perso il filo. Sono talmente tante le informazioni che raccolgo da parte del consumatore produttore ai monopoli di Stato. Su questo aspetto si esprime una certa perplessità. In conclusione, la Direzione Nazionale Antimafia, sia pur nei limiti con le dovute precisazioni, è dell'avviso che la legalizzazione della cannabis sia un approdo logico e coerente del sistema a fronte dei deludenti risultati concretamente ottenuti da una politica di criminalizzazione. Tuttavia la scelta legislativa di fondo, che appare nei fatti oggettivamente necessaria e utile, dovrebbe essere vissuta dall'opinione pubblica non come una resa al narcotraffico, perché non lo è, ma al contrario come segno di un'inversione di rotta da parte dello Stato, di una concentrazione delle proprie risorse verso ciò che è veramente pericoloso per la salute dei cittadini e per l'economia e l'ordine pubblico. Questo è un po' il senso della relazione, una sintesi. Ovviamente potete andarla a leggere, la proposta della dichiarazione dell'antimafia, potete mettere anche solamente nella barra di Google Direzione Nazionale Antimafia Cannabis e la trovate, così la leggete bene in toto. Noi non pretendiamo, ripetiamo, di essere esaustivi su questo argomento, perché l'argomento è veramente molto vasto e che si modifica di mese in mese quasi. Tant'è vero che, appunto, ecco, la proposta di legge, che è del luglio 2016, che attualmente è giacente alla Camera, però ecco, ha questi punti di riferimento importanti, a parte tutti gli emendamenti che sono stati fatti, che ancora vanno discussi e che potranno modificare anche molto oppure anche affossare questa proposta di legge, ancora non lo sappiamo. La proposta di legge in sintesi, in 7 punti che io ho indicato, sono questi: la possibilità di coltivare a casa, nelle case private, fino a 5 piante femmine, perché sono quelle attive, e detenere il prodotto da esse ottenuto, vietata la vendita della raccolta, ovviamente.
Il secondo punto è: previa un'autorizzazione si potrà coltivare e lavorarla. L'autorizzazione viene fatta al Monopolio di Stato. Ad esempio, in Uruguay, per avere questa autorizzazione bisogna anche depositare la propria impronta digitale, quindi il controllo è molto profondo. Quindi se poi uno viene subito scoperto, se poi fa crimini o appunto vuol fare un business di questa cosa. La vendita al dettaglio avverrà in negozi dedicati o, come riportiamo ancora l'esperienza dell'Uruguay, addirittura nelle farmacie. I negozi dedicati forniti di licenza dei monopoli, vietata l'importazione e l'esportazione ovviamente. La permessa all'autocoltivazione per fini terapeutici, più semplici saranno le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci a base di cannabis, visto che già alcune regioni lo fanno e però non abbiamo una legislazione a livello nazionale. Non si potrà consumare, l'altro punto è che non si potrà consumare cannabis in nessun luogo pubblico e in nessun luogo aperto al pubblico, nemmeno nei parchi, ecco, quindi solamente in maniera in forma privata dentro case private. Il divieto assoluto in stato di alterazione di metterci ovviamente alla guida con relative sanzioni del codice della strada, un po' come utilizzando delle forme, penso di stanno pensando delle forme di come l'alcol test, dei test legati all'assunzione di cannabis, e evidenziato questo, poi come per l'alcol o in maniera anche maggiore ancora va deciso. Ovviamente, perché chiaramente l'alzata di alterazione c'è, insomma, l'attività psicotropa c'è, è un elemento psicoattivo di questa droga, pur essendo leggera, però è comunque un'alterazione c'è. E dunque i maggiorenni, e qui si discute addirittura se 18 o 21 anni addirittura potranno detenere una modica quantità per uso ricreativo, che è fissata in 15 grammi a casa e 5 grammi fuori casa. Divieto assoluto per i minorenni, quindi a questo punto, se venisse sfruttata a 21 anni, fino anche a 20 anni, questa possibilità non ci sarebbe. Su questo il dibattito è molto aperto. I proventi derivanti per lo Stato dalla legalizzazione del mercato della cannabis sono destinati per il 5% del totale annuo per il finanziamento dei progetti del Fondo Nazionale per la Lotta alle Droghe. Ecco, questi sono un po' i dati che abbiamo. Una cosa che voglio riportare appunto è che di questo congresso che è stato fatto presso questo festival, un festival di economia all'Università di Trento in giugno di quest'anno, dove c'erano, e che anche qui vi invito ad andare a vedere chi è interessato, le posizioni, e io sono rimasto un po' stupito del fatto di come viene trattata questa materia da un punto di vista prettamente economico, cioè da un punto di vista di costi e benefici economici, visto che ci sarebbe l'utilizzo dei monopoli di Stato e quindi queste accise, che potrebbero essere come quelle del tabacco, che sono al 75%, io questo non lo sapevo, le entrate per il monopolio di Stato rispetto ai tabacchi sono il 75%, quindi non è poco. E poi dopo qui ci sono numeri sulla valenza del mercato, però ecco, di fatto trattare questa argomentazione da un punto di vista praticamente economico un po' mi lascia un po' così, un po' stranito, perché io credo che prima bisogna definire il fatto che questa è un, cioè, che cosa si vuole ottenere: tagliare il mercato dei narcotrafficanti, diminuire le spese giudiziarie per tanti procedimenti, questo potrebbe essere un punto di vista, e poi il fatto di essere più precisi sugli effetti negativi eventuali
dell'utilizzo di queste sostanze, di queste sostanze in particolare della, della cannabis. E su questo appunto ci stanno gli scienziati hanno fatto tantissimi studi, però poi sono, sono anche molto, ripeto, molto ambivalenti, e quindi diventa difficile poi arrivare a un concetto definitivo. Quindi il dibattito è aperto, io ho dato semplicemente un'impronta, insomma, alcuni dati di fatto, insomma, la Direzione Nazionale Antimafia, e poi qui in questo ci sono le posizioni, per esempio, di Gratteri, che è di Catanzaro, che è magistrato di Catanzaro, che combatte l'Ndrangheta, o che è negativo, o invece quello di Raffaele Cantone, che è della Direzione Nazionale Anticorruzione, che invece è cambiato, prima era negativo, adesso è più per la legge che viene, cioè, quindi è positivo. Quindi le posizioni sono veramente tante. Io con questo appunto non prendo assolutamente posizione. Se ci sarà una risposta da parte degli ascoltatori di Radio Sardi su questo, possiamo anche ulteriormente riparlarne, magari fra un po'. Per ora mi fermo qui, anche se volevo parlare direttamente poi, perché ecco, un'informazione la si può dare, ecco, perché c'è molta ipocrisia attorno a questa, questo discorso delle droghe leggere. Ci sono posizioni di fondo che sono quelle poi che hanno portato alla legge attuale, cioè dove non c'è alcuna differenziazione tra droghe leggere e droghe pesanti. Questo mi sembra un po' un'esagerazione, perché la differenziazione c'è assolutamente, perché gli effetti dell'eroina, della cocaina nel tempo, o di alcune droghe sintetiche che stanno girando tuttora, sono devastanti. Sulle droghe leggere non è che non sia una droga, rimane una droga, ma gli effetti sono sicuramente più gestibili da persone che sanno di che cosa si tratta, e su questo diventa importante sapere esattamente. Io su questo sono andato a sentire un vecchio compagno di università, che sapevo che faceva uso di questo, e una volta mi ha anche proposto, poi sì, vabbè, una volta ho anche provato, ma mi sono fermato subito perché avevo iniziato a fumare da poco, mi è venuta una gran tosse, ho detto no, non mi interessa, non... E lui invece mi ha dato alcune informazioni che vanno raccontate, vanno dette. Allora, intanto questa la marijuana di solito viene fumata, però non solo, può essere, ci sono si chiamano chillum, mi pare, queste cose che vengono utilizzate soprattutto in Marocco, in Medio Oriente, dove la sostanza viene messa in questo contenitore e praticamente non c'è l'utilizzo del tabacco, non viene associato al tabacco. Quindi ecco, il fumo sarebbe, questo fumo qui sarebbe più puro. Poi comunque ci sono anche a livello terapeutico, ci sono anche gli sciroppi, quindi viene diluita, ma questo lo può fare, cioè, chi ha appunto un'industria farmaceutica o un'erboristeria che riesce a fare questo. Però ci sono anche gli utilizzo attraverso la panificazione di biscotti, di dolcetti, e quindi ci sono anche queste forme qua. E poi c'è questa differenziazione fondamentale tra le foglie di marijuana e che sono una cosa, e quindi la resina e le foglie assieme al tabacco viene fumata, fondamentalmente l'utilizzo è questo. Poi c'è l'hashish, che è la resina di questa marijuana, e quindi è più concentrata, e quindi anche quella va diluita con il tabacco, sempre l'amico
che mi ha garantito che è così, e poi dalle cose che sono andato a leggere, insomma, poi sono questi i dati. E poi c'è anche l'olio addirittura, che è ulteriore spremitura di queste resine in forma di olio, e qui la concentrazione del principio attivo, che ripetiamo, già l'avevamo detto la volta precedente, il THC, il tetrocannabinolo, è elevatissima, e quindi con l'utilizzo di quello mi è stato detto che potrebbero essere anche delle forme di espansione dei sensi, fino quasi a qualche forma di allucinazione con l'olio. Quindi diventa una cosa anche abbastanza, cioè, ecco, in quella forma lì può essere anche insomma abbastanza delicato da utilizzare. Quindi queste cose vanno dette, perché ci deve essere informazione. Più informazione c'è su queste cose, se verrà liberalizzato, ci sarà un uso consapevole, perché probabilmente se ci sarà la liberalizzazione, potrebbe esserci molte persone che vogliono provare, perché tanto è liberalizzato per la prima volta, ma non hanno gli strumenti informativi per poterla assumere questo tipo di sostanze in maniera consapevole e responsabile, perché non è più come 30 anni fa, che questo tipo di droga, 30-40 anni fa, quella volta che ho provato anch'io all'università 30 anni fa, che era una forma di socialità, e quindi si stava insieme, il fumare uno spinello era modo per stare insieme, ascoltare musica. In questo senso anche le evidenze scientifiche parlano di espansione dei sensi dal punto di vista dell'udito, e quindi i suoni sono come amplificati, però ecco, oltre, c'è un senso di ecco, 30-40 anni fa era un discorso di socialità, dello stare insieme, era come bere assieme una bottiglia di vino, con effetti in alcuni casi anche forti, perché poi mi è stato detto, e anche questo negli studi scientifici viene riportato, che amplifica lo stato d'animo. Quindi se una persona è in uno stato di apparente o comunque inconsapevole depressione, questa cosa non aiuta certo, cioè può peggiorare il suo stato d'animo. Se invece c'è una situazione di serenità normale, ecco, allora può esserci questo effetto positivo. Però tutto questo va calato nell'oggi, e nell'oggi la socialità si esprime appunto con i social, con Facebook, però poi alla fine le persone sono isolate, e i giovani sono isolati, non parliamo dei minorenni assolutamente, perché sarebbero tagliati fuori da questo, però anche questo andrà controllato, il come e il perché, perché sì, anche per le sigarette non vanno vendute ai ragazzini, però poi ci sono quelli di 20 anni che poi le vendono ai ragazzini, o le comprano per loro magari. Ecco, quindi su queste cose qui ci va posta molta attenzione, perché appunto su queste poi ci sono delle droghe sintetiche che sono devastanti, e magari su questo magari possiamo fare anche un'altra trasmissione. Però ecco, io invito tutti all'informazione, appunto all'approfondimento su questi temi, perché possono un domani arrivare, perché pare che lo spirito del tempo, come diceva il grande Hegel, lo spirito del Zeitgeist, pare che sia verso questa cosa qui, la proposta di legge appunto. Però ecco, più ci arriviamo preparati ed informati, meglio è per tutti, per i consumatori, per i genitori dei consumatori, anche se fosse un ragazzo di 25 anni, però comunque il genitore si può preoccupare, giustamente, insomma, della salute e degli effetti di questo tipo di droghe. E quindi non criminalizziamo nessuno, in tanti stati sta venendo avanti, in Colorado,
liberalizzata, in Olanda pure, ci sono tanti stati anche nella depenalizzazione, in Portogallo e in Spagna, quindi ci sono questi coffee shop, questi dove si può fumare liberamente. Ecco, bisogna capire, io credo che la cosa fondamentale sia primo un ritorno dal punto di vista del blocco del nel narcotraffico, quindi e togliere delle risorse verso la ricerca appunto del piccolo spacciatore o del piccolo consumatore, però che vanno dirottate appunto su tutte le altre droghe, che sono sempre di più, le smart drugs stanno invadendo il mercato, e quindi su questo bisogna aprire veramente molto gli occhi. Per il resto stiamo a vedere, questa legge, io se continuerò a fare le trasmissioni la seguirò comunque, perché penso sia un tema importante che tocca a tutti noi. E con questo io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, spero di aver dato un minimo di informazione attorno a questo argomento, e ci risentiamo fra 15 giorni a sorpresa su un altro argomento che non vi sto a dire, però ho un'idea che perché appunto ho visto tante statistiche attorno a questo, è un discorso sulla statistica, la statistica economica, visto che l'ho anche studiato all'università, potrebbe essere l'argomento della prossima trasmissione. Vediamo se riuscirò a raccogliere informazioni abbastanza precise su questo, e con questa sospensione io vi aspetto comunque sempre fra 15 giorni alla stessa ora, alle 18:30, fra due lunedì, e vi ringrazio dell'attenzione. Ciao a tutti, e passo la parola a Radio Science, a Rosario. Bene. Grazie. bene Miro, mi è piaciuta veramente questa trasmissione, e dico a tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato in questo momento, dato che questa trasmissione poi verrà messa su YouTube, di passare parole, come diciamo sempre, passate parole e fatela ascoltare anche da YouTube, e viene registrata, quindi alla fine già la trovate, cari amici, su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, quindi anche lì potete riascoltarla, se insomma, e farla ascoltare come nuova trasmissione a qualche vostro amico conoscente che non ci ha seguiti questa sera. Bene Miro, fra 15 giorni siamo qui con una nuova puntata, un nuovo un nuovo argomento, e vediamo cosa succederà. Un caro saluto a tutti quanti, andiamo con la sigla. Grazie, ciao.